Almeno 70 migranti a bordo di una imbarcazione partita dalla Libia sono annegati al largo della costa tunisina, mentre 16 persone sono state salvate dai pescherecci del posto e dalla Marina Militare di Tunisi. La Guardia Costiera Libica non ha risposto invece ai segnali di allarme. Il numero delle vittime potrebbe salire nelle prossime ore. Un altro barcone con a bordo un centinaio di migranti, tra cui donne e bambini, si troverebbe in difficoltà al largo della Libia. Porti aperti, in poche ore l'Italia ha accolto due navi con a bordo i migranti salvati nel mare tra la Sicilia e la costa libica. Mare Ionio ha salvato e fatto sbarcare a Lampedusa 30 naufraghi. Anche nave Stromboli della Marina Militare ha portato ad Augusta 36 migranti messi in salvo ieri sera. Ci mancherebbe, non li mandiamo mica nelle patrie galere, l'Italia non li affoga, dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna ad invocare i porti chiusi, prima gli italiani, dice, e invita chi lo contesta da sinistra ad aprire le case. Pagate voi, dice. Investimenti per 58 miliardi, di cui 6 per i treni regionali, oltre 15.000 nuove assunzioni in 5 anni. È quanto previsto dal nuovo piano industriale delle Ferrovie dello Stato, presentato dalla D Gianfranco Battisti e dal presidente Gianluigi Castelli. Un piano ambizioso, visto che l'obiettivo è raggiungere nel 2023 ricavi che sfioreranno i 17 miliardi e un utile di 800 milioni. Plauso del premier Giuseppe Conte, si tratta di un piano davvero ambizioso, dice. Il governo ascolti i pensionati e rivaluti le pensioni che da aprile sono state ridotte. I sindacati scendono in piazza il 1° giugno nella storica piazza di San Giovanni a Roma. Il segretario dell'OSPI, Ivan Pedretti, invita l'esecutivo a smetterla di imbrogliare i più deboli e il leader della CGIL sottolinea che continua la mobilitazione fino alla grande manifestazione del 22 giugno a Reggio Calabria. Saremo nel mezzogiorno, sottolinea Landini, in alternativa a chi vuole dividere il paese. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.